Ciao a tutti e benvenuti. Finalmente sono pronta a presentarvi il primo videocorso Studiare Diritto Facile. Il corso nasce dall'esigenza che tanti di voi mi hanno manifestato di avere dei chiarimenti, ma soprattutto degli approfondimenti sulla applicazione del metodo Studiare Diritto Facile. Così, dopo aver fatto l'anno scorso il primo workshop Studiare Diritto Facile, ho pensato di portare i contenuti di quel corso a casa vostra. Come? Con un videocorso che in realtà si compone di ben 33 video lezioni per circa 4 ore di lezione, con tante esercitazioni e le relative correzioni. Quello che potrai vedere nel videocorso sono innanzitutto un'analisi dei 5 capisaldi fondamentali del metodo studiare diritto facile, ovvero analizzare l'indice e la prefazione del manuale, individuare e affrontare il singolo istituto, incasellare le informazioni relative all'istituto in una delle 10 categorie del diritto, riorganizzare i contenuti in uno schema, Studiare, memorizzare ed esporre efficacemente. oltre a questi 5 punti, verrai a conoscenza della strategia migliore per creare un calendario di studi che sia davvero realistico e efficace e soprattutto ti spiegherò quali sono gli aspetti fondamentali di una attitudine che ti permetta di superare con successo ogni prova e quindi ti chiarirò cosa devi comunicare a te stesso e agli altri per avere delle performance davvero infallibili. Come ti dicevo, il videocorso non si compone soltanto di lezioni teoriche. Ho creato anche varie esercitazioni pratiche in vari rami del diritto con le quali ti potrai cimentare e verificare se stai applicando già al meglio il metodo o se puoi ancora migliorare. Veniamo ora a che cosa invece non troverai in questo videocorso. Non troverai sicuramente lezioni ex cattedra in materia giuridica, che come sai non mi appartengono. Ma allo stesso tempo non ti spiegherò con quale colore evidenziare il libro, non ti spiegherò quanto è importante che tu tenga sempre con te i codici perché sono i migliori amici del giurista, non ti spiegherò come diventare un campione di memoria con il metodo della cipolla, dello stuzzicadenti o del palazzo, non ti spiegherò che puoi passare diritto commerciale studiando 6 giorni, dicendoti quanto è importante che tu studi esclusivamente o comunque soprattutto ciò che chiede il professore o i suoi assistenti. Queste sono cose che fanno altri e lascio a loro l'onere di stupirti con i loro effetti speciali. Il videocorso ha tutt'altro proposito. Come sai, sono un avvocato, sono un professionista e quello che mi distingue è dato dal fatto che so benissimo quanto difficile è studiare diritto all'università e affrontare il diritto poi quando si arriva alla professione. Ecco perché ti dico che secondo me è fondamentale seguire questo videocorso. Da un lato perché risponde a tutte le domande che ho ricevuto in questi mesi, tra le quali magari potrebbero esserci anche le tue. Inoltre perché la sessione di esami è già troppo vicina per rischiare di darla vuota o fare soltanto un esamino di 4 crediti. Seguire questo videocorso potrebbe poi fare la differenza per te tra essere uno studente brillante o meno. E ti ricordo che essere uno studente brillante oggi potrebbe voler dire diventare un professionista di successo domani o comunque aumentare fortemente le possibilità di diventarlo. Infine, secondo me vale la pena che tu segua questo corso perché semplicemente è fatto da una persona che pur avendo studiato con successo, avendo ottenuto i titoli, avendo avviato una propria attività, facendo l'avvocato, non ti dirà mai, come accade molto spesso là fuori, che sono nata imparata. Io non ti dirò mai che ho preparato procedura civile in 8 giorni giocando a Shanghai con il nonno in campeggio. Mi ricordo esattamente la fatica che ho fatto per ogni singolo esame che ho affrontato. È per questo che, dopo essere diventata professionista, dopo aver capito tante cose su come funziona il mondo del diritto a livello pratico, mi sono resa conto che c'è un modo ben diverso di affrontare questa materia rispetto a quello che ci insegnano, o meglio, che nessuno ci insegna durante l'università.